picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you. Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi utilizzo un prodotto che non ho mai provato e è un prodotto per pulire il tappeto. Sto parlando di lui, ovvero l'omino bianco tappeti e sofà. Quindi andrò prima a dare un'aspirata al tappeto e poi lo andrò a lavare tutto. Vediamo come si comporta questo prodotto, se mi piace o non mi piace. La seconda parte la vedrete successivamente, è un piccolo spoiler, ma adesso vi lascio il video. Ricordo tutti quelli che non sono iscritti, se gli fa piacere di iscriversi. In questo modo sostenete il mio canale, a me fa molto piacere. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Ovviamente ho dato una bella aspirata per proprio essere sicura di aver levato tutto o più o meno ci ho provato. Leggiamo un attimo cosa fa. Allora, innanzitutto si può usare su tappeti, moquette, tappetini d'auto, su rivestimenti tessili, divani, poltrone, eccetera, eccetera. Praticamente cosa bisogna fare? Rompere questo sigillo qui, agitare bene, premere il pulsante dal basso e praticamente con questa spazzola far uscire tutta la schiuma e asciugarla con la spazzola. Una volta che non c'è più schiuma si va a lasciare asciugare il prodotto. Non c'è scritto quanto lasciarlo asciugare, quindi probabilmente non c'è un tempo preciso e niente, ovviamente adesso vado a utilizzare il prodotto su una piccola parte, quindi vado a vedere che non si rovini il tappeto e poi insomma, se tutto va bene come credo, poi vado a darlo su tutto. Io sono seduta in terra. Vedo che non sta sciupando il tappeto, aspetto ancora qualche secondo per sicurezza. Ovviamente io ho esagerato perché ho spruzzato veramente, cioè fa veramente tanta schiuma, quindi alla fine penso che il prodotto basti, stravanzi, perché fa veramente tanta schiuma. Allora, ho finito. È un lavoro un po' faticoso, più che altro perché si sta piegato in terra, però è una cosa da fare. Nonostante avessi dato l'aspirapolvere, questo è il risultato. Forse mi aspettavo anche peggio, però va bene. Purtroppo mi si è staccato, non so se è normale, dalla pompettina e non mi è riuscito a rimetterlo. Però insomma vabbè, è stato più comodo pulire senza la bomboletta, però poi per rispruzzare il prodotto ho fatto un po' di confusione. Non so se probabilmente è stato un errore mio. Comunque il risultato mi piace. L'odore è buono, cioè si sente proprio un odore di pulito, quindi è un prodotto che io sinceramente vi consiglio. Non avevo macchie sul tappeto, non è un tappeto bianco, quindi che posso vedere se è efficace sulla macchia o meno, però insomma è un prodotto che nella prima parte promuovo. Ci vediamo nella seconda parte, ciao a tutti! I found a picture we took many years ago.